Una miscellanea di saggi del Liceo Classico di Teramo sono raccolti in un volume che è stato presentato a Teramo. Un lavoro lungo che ha impegnato il comitato di redazione, insomma, no? Che ha lavorato con grande amore, quindi con grande senso di appartenenza. Quindi io devo i ringraziamenti soprattutto al comitato formato dai professori Mazzarelli Sara, la professoressa Riccioni Silvia, la professoressa Orsini Stefania, la professoressa Bernisi Patrizia e Pacifico Giulio. Loro meritano veramente un plauso perché sono stati bravissimi. Un volume prestigioso che realizzano pochissime scuole, forse a Teramo è l'unico il liceo classico a realizzarlo. Il liceo classico tiene moltissimo a tramandare la memoria, no? Quindi a consegnare ai giovani la fiaccola della continuità. Il sindaco Gianguido D'Alberto partecipa alla presentazione di questo volume non solo come primo cittadino ma soprattutto come ex studente del liceo classico, e ci hanno detto che era anche molto bravo. Vabbè, su questo non mi esprimo, invece ti confermo che questo momento per me è un momento di straordinaria emozione, gioia, perché posso viverlo questa duplice veste da primo cittadino e quindi il riconoscimento istituzionale del ruolo, della funzione straordinaria del nostro liceo classico, e da ex studente che ha vissuto questi spazi, questi corridoi, questi studi, e quindi un ricordo di momenti straordinari e di un percorso di crescita veramente legato a quella che è la funzione del liceo classico, raccontando soprattutto il valore del nostro liceo classico che costituisce un'istituzione per la nostra città. È una gioia che posso oggi vivere con onore e con orgoglio da primo cittadino.